Tra tanta buona volontà, ansi e disagi, le scuole sono al lavoro per tornare ad accogliere gli studenti. Il test costituito dai corsi di recupero per quanti non hanno raggiunto la sufficienza nella didattica a distanza pare procedere senza intoppi, con ogni cautela sanitaria. E a questo proposito il commissario governativo per l'emergenza Covid, Arcuri, ha scritto ai dirigenti scolastici per assicurare che gli impegni saranno mantenuti. 11 milioni di mascherine al giorno e 170.000 litri di gel igienizzante a settimana verranno distribuiti per rispondere al fabbisogno di tutti gli studenti e del personale docente e non docente delle scuole italiane. Mentre è in corso la consegna dei banchi singoli e delle sedute innovative per quasi 2 milioni e mezzo di pezzi complessivi. Si è iniziato dai luoghi simbolo della pandemia, come Codogno, Alzano e Nembro, in Lombardia, e si sta procedendo privilegiando le scuole primarie, le aree più colpite dal contagio e le regioni che inizieranno prima le lezioni. Anche se in diverse realtà non si sa ancora con quali docenti. Sono oltre 200.000 le cattedre da coprire attingendo le graduatorie dei precari che, notizie di ieri, hanno rivelato errori per le posizioni di 40.000 supplenti. Situazioni facilmente rimediabili, secondo il Ministero dell'Istruzione. Ma i sindacati hanno intenzione di non fare sconti al governo. Convocata per il 26 settembre a Roma una manifestazione nazionale. Un ritorno alla piazza all'inizio, quindi, di un anno scolastico che si preannuncia come il più complicato mai vissuto finora dal paese. E che dà seguito allo sciopero dello scorso 8 giugno. Nulla è cambiato da allora, dicono i rappresentanti dei lavoratori. Ancora scarse le risorse per la scuola, ancora eccessivi vuoti in organico e troppi i ritardi e le incertezze che stanno accompagnando il ritorno in classe di ragazzi e insegnanti. Finalmente si riprende la scuola in presenza, tutti ne abbiamo sentito la mancanza, perché la vera scuola è quella del maestro intorno ai suoi ragazzi. Però si capisce anche quest'anno tutte le difficoltà che abbiamo, i distanziamenti, le mascherine, tutto questo diciamo produce però un coinvolgimento di tante categorie, gli insegnanti, le famiglie, gli studenti. Questo secondo me è positivo, è un aspetto di come dire affratellamento. Ecco, io vorrei che la politica non speculasse su questo sentimento che è nato in fondo in giorni drammatici e sul quale noi dovremmo ancora oggi riflettere in senso positivo.